Spettacolo, gol ed emozioni al Civitella di Agnone. Lavastese regala i primi 45 minuti al Trastevere e poi riprende la gara nella ripresa e strappa un prezioso punto dopo una partita pirotecnica. Ma andiamo per ordine dei biancorossi. Mister Ferrazzoli, dopo il pareggio della scorsa settimana a Tolentino, si affida un 3-5-2. Gli ospiti di Cioci, vittoriosi nella prima stagionale, scendono in campo con un 4-3-3, con in avanti l'ex di giornata Federico Alonzi. Prima del fischio d'inizio, striscione della curva d'Avalos e un mazzo di fiori deposto da capitan Altobelli per ricordare Marcello Ferraro, tifoso biancorosso scomparso prematuramente nei giorni scorsi. Pronti partenza via il Trastevere al 13° e già in vantaggio con il numero 5 Massimo Emiliano, che gira a rete una palla proveniente da corner del numero 10. Al 17° episodio dubbio in area di rigore della Vastese, Bertoldi viene toccato da del giudice, il direttore di gara il signor Cortese non ha dubbi, assegna il penalty, sul dischetto va Alunzi e fa 2-0, doccia fredda per i locali, sotto di 2 gol al 18°. Al 24° Alonzi sfiora la doppietta personale, l'attaccante protegge palla e si incune in area ma strozza la conclusione che va a lato. Al 26° finalmente si vede Lavastese con Busetto, il migliore dei suoi fino a questo momento, ma il numero 7 scordinato spara alto. Al 33° Di Nardo accorcia le distanze per i locali con un preciso raso terra imbeccato alla perfezione da un compagno. Nemmeno il tempo di gioire, che al 35° Crescenzo sigla il 3-1. La sua prima conclusione viene murata, la seconda va a segno. Al 38° Maiorano con un pallonetto scavalca Semprini, ma la difesa dei romani si salva prima che la palla varchi la linea di porta. Al 41° arriva il 4-1 del Trastevere, punizione di Tortolano per Massimo Emiliano che prende la mira e la piazza di mezzo esterno sotto al 7, si va a riposo su questo risultato. Nella ripresa riparte bene Lavastese che sfiora il gol con Busetto, al terzo sfortunato il numero 7 che trova una super parata di Semprini. Al sesto calcio di rigore per Lavastese, tocco di mano di Laurenzi in area di rigore che viene espulso, sul dischetto va Di Nardo che segna il 4-2, la sua doppietta personale nonostante Semprini indovini l'angolo e per poco non respinga. Al decimo Busetto, servito da Di Nardo, fulmina Semprini con un missile terra-aria e fa 4-3. I locali continuano a spingere, al 21° trovano il pari con Busetto, per lui è doppietta. Al 34° doppio giallo per Maiorano che viene espulso e viene ripristinata così la parità numerica. Al 44° Altobelli ha sulla testa la palla del 5-4 ma non inquadra la porta. Da qui a fine gara non succede altro, Lavastese con un ottimo secondo tempo riesce a riprendere una partita che sembrava compromessa e agguanta il secondo risultato utile consecutivo. Mister Ferrazzoli, un brutto primo tempo della Vastese, poi qualcosa è cambiato, avete rischiato anche di vincerla nel finale. Sì, il primo tempo è stato orribile, abbiamo tirato fuori tutto il repertorio negativo. Nel secondo tempo abbiamo trovato il gol subito, abbiamo cambiato modulo, ma ripeto, al di là del modulo nel primo tempo è stato perso qualsiasi tipo di duello in mezzo al campo, calci d'angoli, rinvii, sembravano di più. E chiudere il primo tempo 4-1 è stata una cosa molto deprimente e molto brutta, però nel secondo tempo i ragazzi hanno fatto una prestazione superlativa e spero che si possa partire da questa per poter riuscire a mantenere questi ritmi, perché primi tempi, come il primo tempo di oggi, non dobbiamo più farne. La cosa più bella sicuramente è stata la reazione della sua squadra, anche forse voluta dal pubblico, spinta dal pubblico. Sì, ma il pubblico fanno un'ora e mezza di viaggio andata e a ritorno e pagano il biglietto, e dopo che vedono un primo tempo in cui la loro squadra è sotto 4-1 in casa e non ha nessun tipo di reazione, è giusto che siano arrabbiati. Nel finale li abbiamo ripagati e gli abbiamo chiesto scusa per il primo tempo, gli abbiamo chiesto se fino alla fine ci incitano e poi magari alla fine far volare gli insulti, ecco tutto qua. Però ripeto, oggi è stata la prima partita in casa ed è stata una partita abbastanza movimentata. Io sono convinto che questa squadra può dare grande soddisfazione ai tifosi. Mister Cioci, un grandissimo primo tempo della sua squadra, poi nella ripresa è cambiata la partita. Sì, come hai detto tu, primo tempo bellissimo, ma me l'aspettavo perché la squadra è forte, composta da ottimi giocatori e che quando sta bene fa cose importanti. Poi al secondo tempo purtroppo è cambiata la partita, come ho detto al tuo collega, qui c'è stato un pochino di circo, noi siamo andati appresso al circo e abbiamo fatto il circo noi perché appena abbiamo fatto ridere. Purtroppo non è solamente tattica, tecnica, ci vuole tanta testa e tanto cuore. Nei momenti di difficoltà facciamo fatica, ci sciogliamo, pensiamo agli altri, pensiamo a altre cose quando bisogna stare lì. Se stiamo lì 90 minuti ci divertiamo, altrimenti è un anno così, insomma, poi arriva a quarto, poi arriva a quinto, così poi divertì,
ma se noi ci stiamo con la testa, quest'anno ci possiamo divertire, perché ripeto, la squadra è forte, però dal punto di vista mentale è il più importante, è quello che mi spaventa di più purtroppo.